Salve care amiche e cari amici, qui ancora una volta il vostro Capitan Sant'Enchan, che mi filmo dopo tanti anni in una pausa, in una recessione, perché sto accompagnando mia madre a fare la spesa e lei è rimasta a scegliere i prodotti e io ho deciso di filmarmi dalla stessa location di quasi 5-10 anni fa, perché volevo fare un video su due piedi. Infatti sto su due piedi. Quanti ne posso avere di piedi? Forse non potrò mettere i sottotitoli per il rumore di sottofondo del traffico, ma come potrete vedere sto in mezzo alla strada. Non mettiamoci contro sole, perché altrimenti veniamo male. Ecco, io forse dovrei mettermi così. Io volevo parlarvi di uno dei miei video che hanno riscosso maggiore successo, cioè quello di Putin che fa il saluto militare al piccione, quasi 8000 visualizzazioni, e che io ho caricato molti anni fa, ed è diventata la metafora di quello che è il putinismo, cioè questa militarizzazione che ha pervaso la ex Unione Sovietica negli ultimi 20 anni, questa sete di potere che ha Putin e che tutta la società russa si è fortemente militarizzata. Hanno la gioventù putiniana, i giovani patrioti. In pratica sembra quasi di essere ritornati ai tempi della gioventù italiana, dei giovani Balilla, che non erano quelli che si mangiavano la pasta al dente Barilla, capito? Fanno delle manifestazioni per comprare e vendere armi, e in mezzo ci possono anche andare i bambini, perché vanno in questi expo, aderiscono a organizzazioni militari e paramilitari anche se hanno dagli 8 ai 12 anni. E veramente, forse quel video lo hanno visto molti dalla Russia, perché si riconoscono in quel video. La società russa è molto militarizzata. Quindi, in ultima analisi, questo video sarà una spiegazione del perché un video precedente, titolato "Putin fa il saluto militare a un piccione", ha avuto così tanto esito. Ha avuto così tanto esito questo video, "Putin fa il saluto militare ad un piccione", perché la società russa è militarizzata. Fa addirittura il saluto militare a un piccione Putin, veramente militarizzati al massimo. Io dopo questo video vi metterò il video in questione, che dura appena 19 secondi. Veramente, Putin è arrivato a militarizzare tutti, anche i bambini. E chi non soggiace a questi suoi dettami, perché in pratica è diventato un dittatore, è una persona cattiva, antipatriottica. Bisogna elogiare il militarismo di Putin. Qua sono venuto in un'altra zona del centro commerciale dove c'è meno rumore. Forse qua i sottotitoli li riconosce, li mette YouTube. Allora niente, facevo questo video al passo, visto che sto facendo la spesa assieme a mia madre,
E ho detto, perché è tanto tempo che non uscivo a accompagnarla a fare la spesa, perché non fare un video commemorativo quasi dei video che facevo facendo la spesa? Se voi siete interessati ai miei consigli su come fare la spesa, troverete nel mio canale, cercate spesa, e troverete molti miei video che ho fatto nel 2013, 2014, 2015, 2016. Poi ho smesso di farli perché nessuno li guardava, ma adesso hanno ricominciato a guardarli, quindi forse farò anche altri video sull'argomento. Voi fatemi sapere sotto questo video, mettete dei commenti se volete che io vi dia dei consigli su come fare la spesa. E guardate quelli che ho già fatto. Vi ringrazio, è il vostro Sant'Enchan. Arrivederci! Arrivederci e grazie di seguirmi. Se vi è piaciuto questo video, fate clic su grazie vicino a condividi, così il vostro commento sarà messo in evidenza e mi fate un donativo di denaro che mi incentiverà ad andare avanti. Iscrivetevi al canale, azionate la campanella, condividete questo video affinché anche altri possano condividerlo e se potete abbonatevi al canale, un minimo di 5 dollari, un massimo di 100. Ve ne sarei molto grato perché, a parte essere disoccupato, mi permetterete di andare avanti facendo altri video. Vi ringrazio di tutto e arrivederci di nuovo dal vostro Sant'Enchan, lo youtuber italiano. Ciao! Come vedete, questo è il quartiere nel quale sto facendo la spesa. Non voglio filmare cartelloni perché altrimenti, insomma, faccio pubblicità a qualche esercizio commerciale gratuita. Però ci sono strade in terra. Strade in terra. Beh, spero che questo mio video vi sia piaciuto, fatemelo sapere nei commenti e soprattutto guardate tutti i miei altri video vecchi, perché se YouTube vi ha raccomandato di guardare questo video non è per pura coincidenza, un motivo ci deve essere. Io non credo nelle coincidenze, ma nelle concausazioni o qualcosa del genere, insomma. La vita è una persona a piedi, non è per coincidenza. Si vuole fare filmare da me. Allora, ecco, su queste immagini io mi congedo da voi. Mi raccomando, non è una coincidenza se guardate il mio video, guardatene altri. Vuol dire che stiamo sulla stessa sintonia d'onda. Vuol dire che ve lo meritate, il vostro karma. Non ci potrete fare nulla nella vita. Come direbbe Roberto Benson. Ciao ciao!